Sbaglio lo spettro in questa gente. No, dai, vaffanculo. Dai, porca puttana, Eva, fatemi bere. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in quello che potrebbe essere l'ultimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Signori miei, ci siamo. Quest'oggi è il momento di vedere chi è il migliore allenatore di Zeri. Quest'oggi siamo qui alla Lega Pokémon, pronti per affrontare i Super 4. E se in questo episodio avremo tempo, affronterò direttamente anche il campione della Lega Pokémon. Signori miei, prima di scrivere nei commenti "no Creepy, finisci Light Platinum, continuala per la prossima Lega", aspettate quello che dirò a fine video. Detto ciò, signori miei, vi presento il team così com'è. John Frog, signori miei. Strumento. Il nostro strumento che è Lucky Egg per quanto riguarda John Frog, dato che non ne ho trovato nessuno alternativo. Mosse. La ROM non adesso si deve bloccare. Body Slam, Surf, Bulk Up e Rain Dance. Poi abbiamo Scrafty, ossia il nostro Divimove, High Jump Kick, Headbutt, Rock Climb e Ice Smash. Abbiamo un Tè. Sasha, Calm Mind, Ice Beam, Lovely Kiss, Water Pulse, Tarzan, Pursuit, Quick Attack, Giga Drain e Dragon Claw. Tauros, ossia il nostro Bucefalo, con Trash, Earthquake, Strength e Iron Tail. E infine Chandelure, il nostro starter, sia con Flamethrower, Shadow Ball, Calm Mind e Will-O-Wisp. Signori miei, per questa parte dovrò bere molto perché penso di essermi preso l'influenza, un qualcosa di strano. Oggi non sto benissimo e quindi ho bisogno di bere perché mi viene la salivazione. Comunque, signori miei, i rimedi ce li ho. E prepariamoci perché questa potrebbe essere la parte finale, ma dipende come potrebbe finire questa serie. Vi lascio intendere quello che sottointendo. Detto ciò, andiamo. Ci siamo. Lega Pokémon. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Tutti quando iniziai questa serie mi dissero: "Cosa fai? Sei pazzo, è troppo difficile". Ora siamo qua e mostreremo a queste persone che si sbagliavano. Benvenuto ai Super 4 della Lega di Zeri. Io sono Eizy, utilizzo Pokémon di tipo terra e sono cresciuta a Groment City. Difenderò i Super 4 con tutto il mio potere. Preparati ad affrontarmi. Ok, perfetto, primo Super 4. La solita bevuta per portare fortuna, che tra l'altro penso sia un uomo, ma dettagli. Manda in campo Stunky, perfetto. Livello 65 come i nostri. Ora, con John Frog setto subito la Rain Dance. Setto subito la Rain Dance perché in questo modo posso andare subito di Surf. E poi potenzialmente posso sweepare qualunque Pokémon, perché vi ricordo che John Frog ha l'abilità Swift Swim, se non sbaglio, che gli permette di essere più veloce qualora ci fosse la pioggia. Caso particolare, appunto, che abbiamo qua. Aia, ok, fermi. Questo Dusk Noir ha diminuito le difese speciali, se non sbaglio, ma io non dovrei aver problema a buttarti giù. Perfetto, con un critical inutile, signori miei. Tra l'altro vedete la facecam in una posizione diversa, perché ho intenzione di fare qualche esperimento riguardo. Binet, perfetto, un secondo Pokémon di tipo spettro. Secondo Pokémon di tipo spettro che non lo so. Boh, vado di Surf. Più che altro mi ha diminuito le difese speciali, quindi ho un po' di ansia, diciamo. Binet Rage fa Shadow Punch, vero che non mi sciotti? Ok, perfetto. The Rain Stopped. Non deve assolutamente succedere, quindi rimettiamo la pioggia. Sapete cosa faccio adesso? Mi curo, sappiate che non avrò scrupoli ad utilizzare pozioni, me ne sbatterò altamente. Le utilizzerò finché non finiranno. No, questo l'ho quasi mandato giù, Confuse Ray Bastardo. Allora, questo si cura, ne sono abbastanza convinto, quindi posso fare che mi curo anch'io dalla confusione con un Full Heal. No, attaccato! Aia, non me l'aspettavo, giù, perfetto. Giratina, merda. Allora, fermi, ragioniamo. Perché, allora, è un Pokémon di spettro, quindi Sasha forse non è conveniente, signori.
Tarzan con inseguimento quanto potrebbe fare? Vediamo. E no, non fa tanto. Shadow Ball. Ahia, dolore. No, 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 devo ritirarlo assolutamente. Fermi. E Bucefalo solo Iron Tail. Sia, non può fargli nulla. No, sia da Ash, però. Ecco, forse una pecca del team è che ho due Pokémon che sono deboli allo spettro. Tu che mosse hai? Aspettate, eh. Merda. Difese speciali, come sei messo? Rischiamo, raga. Rischiamo. Shadow Ball. Reggi, 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 reggi. Non ci credo. Porca puttana Eva. Dragon Claw. Caputtana, quanto regge. Non grittare. Merda, si può avere così tanta sfiga da trovarsi Giratina? Dragon Claw anche lui. Calma. Pursuit. Non mandarlo rosso. Ok. Super power. Ok, ok. Però si è diminuito tutte le difese. No, no, dai, se sei stronzo. Ok, l'attacco gli è calato però. Questa è un'ottima cosa. Perfetto. Se non sbaglio lo spettro in questa già. No, 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 no. Dai, vaffanculo. Dai, porca puttana Eva, fatemi bere, fatemi bere. Dai. Dai. Con un critical. E ma io che cazzo faccio? Divimove, non è che ho molta scelta. Rock climb, non curarti. Una... Madonna Dio! Un altro critical. Io ti giuro che... Minchia, raga, ne ho già persi due al primo. Cioè, non è possibile. Ma non è che li ho persi perché sono poco allenato. Li ho persi perché c'ho sfiga. Vabbè, uno fai che è stato anche un errore di valutazione mio, toh. Fai che Sasha... Però il problema è che chiunque avessi mandato poi sarei stato costretto a... Giratina di merda. Ho provato a rischiarmela. In un caso invece nell'altro ho avuto tanta sfiga, signori, va detto. Ne abbiamo già persi due all'inizio. È una cosa che non è per nulla buona. Però... Però dobbiamo proseguire e abbiamo lei. O lui, ormai non capisco più. Triton, penso che sia maschio. Sono Triton, il principe dell'oceano della regione di, dei Super 4, la regione di Zeri. Ok, non ho letto, ma sono pronto ad affrontarti, brutto infame. Vediamo se anche tu riesci a farmi sclerare. Litwick, ottimo, con John Frog va proprio, guarda, abbraccia... Sei stronzo proprio, muori. Ok, fermi. Grovyle, qua ad esempio Sasha sarebbe tornato utile, però anche Sia potrebbe cavarsela. Allora, ho ritirato Coso anche perché raga era maledetto, cioè aveva, subiva maledizione e quindi purtroppo sarebbe, avrebbe perso troppi PS. Poi sapete che qua adesso ho cominciato a decidersi che devo fare critical, no dai non puoi confondermi. Allora, tu penso che ti curerai? Vediamo, sì esatto. Quindi, Rain Dance, sei stronzo, muori. Oh, oh, critical, sì. Per fortuna, questo è il karma. Giù anche tu. No, stavolta non funge. Dai che snappi fuori. Dai che snappi out of the confusione. Dai che lo so. Perfetto. Ok, ho perso tutti i PP di surf. Ma non vi preoccupate, signori miei, perché comunque io ho dei rimedi a riguardo. Cioè Elisir, Ether, insomma, c'ho un po' tutto. Trash e muori. Caputtana, muori. Figlio di troia. Ok, questo l'abbiamo liquidato velocemente anche perché ho usato un po' troppo il velocizzatore, effettivamente. Comunque, se avete notato, ho dato gli avanzi a Bucefalo. E quindi nulla. Proseguiamo in questa battaglia che si fa sempre più ardua perché, signori miei, va detto. Ora che abbiamo perso Sasha e Tarzan, che erano i nostri membri migliori, molto probabilmente, sì, decisamente. Oltre, vabbè, a John Frog che è un eroe, però va detto che erano i migliori che avevamo. Ora ci sarà... Diciamo da preoccuparsi, ecco. Ciao, sono Lucia, conosciuta ai molti come la signora oscura. Mi sono allenata a Dark Dusk City per molto tempo per sviluppare il mio stile. Preparati ad affrontare il potere dei Pokémon buio. Vediamolo un po' sto potere dei Pokémon buio. Allora, tanto di Pokémon buio non ne avrai. Shelgon contro Divimove, ok. Dovrebbe essere una scelta buona. Cioè, in teoria non dovrebbe farmi malissimo questo.
Oltraggio, aia, headbutt, hai jump kick, non fallire. Ok, perfetto. E Divi Move se la cava col primo. Vediamo poi chi hai. Sunkern, perfetto. Sunkern dovrebbe essere un problema proprio minimo. Ha le statistiche peggiori di tutti i Pokémon. E infatti muore subito, signori. Ottimo. Stunky, perfetto. Allora, questo Super 4 qua non sembra particolarmente ostico per il momento, se non per il livello che è 70, che è altissimo. Sono aumentato la difesa. Questo vuol dire che Moticuri, esatto. Memento cosa fa? Si suicida? Oh, perfetto, godo. Regirock. Fermi, no, no, no. Regirock. Mando John Frog per forza. Provo a mettere su un Rain Dance. Proviamo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oddio. Questo è culo. Però c'è un problema. Non ho surf. Devo usare un etere adesso. Max Ether va benissimo. Raga, non posso permettermi di switchare John Frog, perché se questo qua fa un'esplosione mi sciotta. Qua ho avuto, raga, un culo esagerato. Un culo esagerato. Giù, mamma mia, che fortuna. Va bene che se avessi messo sia sarebbe stata poco efficace, mi sarei risparmiato tanti problemi. Però va detto che lui avrebbe probabilmente avuto delle mosse di tipo roccia. Aia. Dicevo, lui avrebbe probabilmente avuto delle mosse di tipo roccia e sarebbe stato comunque un problema. Adesso questa tempesta qua se ne va, tanto... Mannaggia a te, muori. Uno, due e giù. Oh, Dio, che nervoso. Muori. Oh, l'ho vinta? Sì. Oh, Dio mio, John Frog ha finito quasi tutti i PP. Ha combattuto quasi solo lui. Ho un altro etere e lo utilizziamo per Rain Dance. Iper pozioni, John Frog e Divimove. Oddio, signori, qua ha rischiato anche John Frog, nonostante il suo eroismo. Proseguiamo. Questa mi puzza tanto di classico allenatore di tipo drago, devo essere sincero. Ti meriti le congratulazioni per essere riuscito ad arrivare così lontano ad affrontarmi, ma il tuo viaggio finirà qui. Sono Elizabeth, la regina d'acciaio. No, ok, perfetto, scherzavo. Mostrami di cosa sei fatto in battaglia. Parte la sfida con Elizabeth, l'ultimo Super 4. Se ce la facciamo relativamente in fretta, signori miei, vi porto anche la battaglia col campione. Flamethrower. Flamethrower e giù. Olè, perfetto. Per fortuna che ha Silk Shellos, mamma mia che schifezza, cara mia. Proprio pessimi sti Pokémon, mi dicono dalla regia. Ice Smash. Dai che vai giù quasi, Rain Dance, ok. Questo potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio con Urku 2. Quanto servirebbe Tarzan? Devo tenere Divimove. Dicevo, avremmo potuto sfruttarlo per John Frog. Lui fa Mist. Hydro Pump. Dio buono. No, devo assolutamente switchare. Però io ho un po' di paura a mandare John Frog. Sta di fatto che non ho molta scelta. Ok, l'abbiamo retto. Bulk up. Mirror Coat. Dio, che infarto. Hydro Pump. Ok, se tutto va come deve andare, Body Slam lo butta giù. Non ci credo, non ci credo. Oh, ha fatto Mist. Ha fatto Mist. Body Slam, madonna quanto regge sto coso. Lo paralizzo, godo. Godo, dai che ce la si può fare, signori, ce la possiamo fare. Body Slam. Secondo me se gli faccio un altro Body Slam giù non lo mando. Però se mi faccio un Bulk Up forse sì. Vai giù. Ok. Ok, è andato giù. È andato giù, Divimove livello 66, 8 Jolt. No, 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 switch subito. Bucefalo, Earthquake, perfetto. Bucefalo ed Earthquake. E se non muori così, caro mio, non so proprio come deve morire, signori. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Sì, cazzo, sì. Carvagna. Ok. A posto, vero? Signori miei, in 14 minuti abbiamo battuto i Super 4. Abbiamo perso due Pokémon, però, contro il primo. Uno in maniera più stupida e l'altro per una sfiga allucinante. Signori miei, c'è tempo e quindi la battaglia contro il campione si fa in questo episodio. Sasha, Tarzan, il vostro sacrificio non sarà stato inutile.
riusciremo a portare a termine l'avventura con o senza di voi. Purtroppo senza di voi. Sia, confido in te, sei stato il mio starter. Inizia anche questa battaglia come ha iniziato il mio viaggio, nel migliore dei modi. Sapevo che ti avrei affrontato. La prima volta che t'ho visto, ho capito subito che avevi un grandissimo potenziale. Sei veramente bravo. Ma ora è il momento di affrontare il vero campione della Lega di Zeri. Ok, se devo essere sincero, le musichette di battaglia avrei preferito fossero un po' più cattive, diciamo. Murku giù da livello 74. Però è un Bulbasaur, quindi a rigor di logica sia dovresti distruggerlo. Flamethrower e vai giù. Perfetto. È il primo andato. Ottimo così. Ottimo, ottimo, ottimo. Feraligatr, qua devo switchare. Ora Divimove. Provami un High Jump Kick. Fa Hydro Pump che farà un male boia. Ok, no, però riesco a reggerlo abbastanza bene. Ora Hydro Pump, non crittare. Devo diminuirgli la velocità. Non crittare, non crittare. Ok. Vai, mandagli giù la velocità. Mandagli giù la velocità. Mannaggia a te. Allora, fermi. Hyper Potion. Ok, Slash. Questo potrebbe crittare da un momento all'altro. Devo diminuirgli la velocità. Diminuiscigliela però. Mannaggia a te, porca troia. Divimove, sei inutile. Ok, fermi. Devo giocarmi la tattica, perché altrimenti questo si cura. Nulla, non lo fa. High Jump Kick. Lo outspeed per qualche ragione arcana. Sì, cazzo. Grande Divimove. Interessante. Ha un doppio Feraligatr. Ok, questo qua mi ha diminuito le difese. No, switcha. Mando John Frog piuttosto. Un altro Screech, no, non hai capito. Io, guarda che io faccio così finché non... minchia, alla fine è andata a finire che mi ha diminuito lui la velocità. High Jump Kick. Scary Face. Ice Smash. Hydro Pump. E lo schivo. Ora, calma. Il mio Divimove non ha riduzioni particolari in statistiche, vero? Hydro Pump. Questo è anche un livello superiore. Questo è un critical maledetto. Non mi sarò ok. L'ho visto malissimo. Sì. Sì, Divimove. Ti voglio così. Cattivo e arrogante. Sunflora. Sia. Non rischio assolutamente Divimove. Non mi interessa rischiare in questo momento. Già ne ho persi due di Pokémon e non ho intenzione di perderne altri. Comunque sì, la squadra non l'ho allenata di più, signori miei, perché dopo vi spiego. Ora rimaniamo nella battaglia. Flamethrower e Sunflora. Spero che sia andato giù, sì. Dovrebbe essere l'ultimo, signori. L'ultimo ostacolo che ci divide dal titolo di campioni è un fottutissimo Zoroark. Ora, Divimove rischia tanto. Io non voglio assolutamente rischiare, mando Bucefalo. Ne ha due però. Ne ho perso uno allora, livello 60, 77, scusatemi. Ok, entrambi ci diminuiamo l'attacco. Provo con un forza. Ok, gli faccio abbastanza, lui fa agilità e adesso mi outspeed sicuro. Cosa fa? Cos'è Imprison? Ok, esclusiva dovrebbe essere. Non vorrei sparare una cagata. Critta, critta, no, non ha crittato. Ok, fermi. Non si cura. Non si dovrebbe curare. Torment bastardo. No, ok, perfetto. Ok, ok. È vero che l'effetto di Torment è cambiato. Cioè, dalla sesta generazione, se non sbaglio. Signori miei, Growlithe. Ora penso di non buttarlo giù perché è una riduzione nelle statistiche importante. E invece Bucefalo con un critical di giustezza ci porta a vincere, signori miei, il titolo di campioni della Lega di Zeri. Mamma mia, sono senza parole. Mi hai superato così velocemente. È stato fantastico. Già 5 minuti per batterti, Kaori. Ora che hai conquistato la Lega di Zeri, la prima cosa che dovrei dire è congratulazioni, sei stato sensazionale. Ok, arrivano un personaggio che fluttua e la professoressa... cioè no, la professoressa... Chi arriva, scusate? Allora, una è la professoressa e l'altra penso che sia mia madre. Creepy, è stato fantastico, sono così orgogliosa di te, sia nostra madre. Se tuo padre fosse qui, direbbe la stessa cosa, è nostra madre.
Congratulazioni, sono così felice per te. Tua mamma e io siamo venuti per farti il tifo, ma abbiamo perso l'incontro. È il momento di entrare nella sala d'onore. È il momento di entrare, che tu e i tuoi Pokémon entriate nella sala d'onore. Vieni con me. Signori miei, chi si sarebbe mai aspettato che su Pokémon Light Platinum io riuscissi, grazie Renzi, a entrare nella sala d'onore? Questa è la sala d'onore di Zeri. Verrai riconosciuto attraverso il mondo Pokémon come un maestro di Pokémon. Inserisci il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon nella macchina. Signori miei, abbiamo vinto la Lega di Zeri. E signori miei, adesso i canonici titoli di coda. Perché sta cosa? Interessante. Signori miei, è evidentemente finita. Dov'è la stellina? Forse non c'era ancora, o forse non arriverà dopo. Signori miei, la serie finisce qua. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che la serie finisce, ma il gioco continuerà. Cosa intendo? Che ho intenzione di dividere la Nuzlocke Light Platinum in due playlist distinte, di farci due serie diverse. La prima che si conclude qua con la vittoria della prima lega, e la seconda che si concluderà in futuro, chissà quando, di certo non subito dopo questa, la seconda serie che si concluderà con il campionato mondiale, se non sbaglio, forse con la seconda lega, chi lo sa. In ogni caso, signori miei, questo è l'ultimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Aspettatevi in futuro sul canale Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke 2.0, che sarà una serie con gli stessi Pokémon, ma con miniature cambiate, grafica cambiata, sidebar cambiata. Cercherò di dare una ventata d'aria fresca a questa serie. E inoltre vi ringrazio davvero tantissimo per averla seguita dall'inizio alla fine con un supporto più che considerevole. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, che come al solito è qua sotto nella sidebar, e passate ai social, che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.